Continuiamo a leggere nel Vangelo di Giovanni questa lunga preghiera di Gesù rivolta a Dio e incentrata sul suo rapporto con noi e con il Padre. Già nella prima fase leggiamo però una bellissima novità. Gesù dice esplicitamente di non pregare solo per i discepoli che lo hanno conosciuto direttamente, ma anche per coloro che lo conosceranno indirettamente, attraverso la testimonianza dei discepoli. Noi compariamo in questo Vangelo in prima persona e la preghiera di Gesù è rivolta proprio a noi. Nelle parole di Gesù, che nella sua vita, morte e risurrezione ha avverato tanti passi delle scritture dell'Antico Testamento, possiamo leggere una profezia nuova. Dopo i discepoli, molti lo conosceranno e crederanno in lui e il cristianesimo è destinato a diffondersi in tutto il mondo. Possiamo anche trovare una preghiera quanto mai attuale, quella per l'unità. Gesù chiede al Padre che noi possiamo essere una cosa sola, che possiamo essere perfetti nell'unità. Il discorso di Gesù è incentrato su due parole, amore e conoscere, che sono ripetute quasi eccessivamente. L'amore procede dall'alto verso il basso. L'amore è Dio e Dio è amore, un amore che esiste fuori dal tempo. Questo amore si rivolge a Gesù e tramite Gesù arriva sino a noi. Nell'altro senso, dal basso verso l'alto, procede invece il conoscere, che si potrebbe forse tradurre anche come un misto di riconoscere e credere. Noi abbiamo conosciuto Gesù e tramite Gesù possiamo conoscere Dio. Amore e conoscere sono strettamente legati. Conoscere Dio ci permette di essere parte del suo amore, senza il quale d'altronde non lo potremmo incontrare. L'annuncio della parola di Dio è affidato alla testimonianza della Chiesa come comunità. In che modo io mi impegno per la sua unità? Buona giornata a tutti!